grazie per essere qui, presenti, numerosi. Ringrazio particolarmente il dottor Santigliano per la disponibilità che ci ha dato oggi con la sua presenza in qualità di giornalista. Ringrazio soprattutto Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, città metropolitana complessa e articolata. Ti ringrazio per esserti ritagliato del tempo da dedicare alla mia comunità. Noi ci conosciamo da 8 anni. A volte mi è capitato di qualcuno che mi chiedeva cosa ti accomuna o ci accomuna a noi di Manfredonia all'esperienza di De Magistris. Sulla risposta, Luigi, non ho mai avuto dubbi. Prima ancora della passione per la politica, per l'impegno civile, ognuno nel proprio ruolo, ci unisce il sentirci uomini. Si resta uomini quando si ha la forza, il coraggio e l'onestà intellettuale di parlare alle menti anziché alle pance dei delusi della politica, degli amareggiati, degli arrabbiati, degli ultimi, di chi non ha più aspettative. Per noi gli slogan e la propaganda non trovano casa, per noi le parole hanno un senso, hanno un peso, corrispondono alle idee, si concretizzano coerentemente con i comportamenti, con le azioni, con i fatti e con gli atti. Noi ti abbiamo voluto a Manfredonia perché tu raccontassi dell'esperienza napoletana. Nel 2011 hai ereditato una città per anni mal amministrata, sommersa dai rifiuti, ostaggio della camorra, sull'orlo della bancarotta. Questa era l'immagine di Napoli agli occhi del mondo. Nonostante il boicottaggio del potere centrale, dei partiti, e quando parlo dei partiti mi riferisco a tutti, partiti e movimenti politici, nonostante la vergognosa presa di posizione dei media che ti hanno volutamente oscurato, giorno dopo giorno, quotidianamente, hai lavorato con costanza, grazie anche a collaboratori e ad una giunta di livello. Tu ci hai dato sostanza e forma alla parola cambiamento. Prima di passare la parola al dottor Santigliano, ti pongo una domanda. Puoi spiegarci perché tu dichiari Napoli città ribelle in un periodo in cui la gente è sfiduciata nei confronti della classe politica in genere? Ma innanzitutto, prima di rispondere, buonasera, grazie di essere qui, grazie a Pasquale, grazie al nostro moderatore, era da tanto tempo che cercavi e cercavamo di fare questo incontro, ma io per poter amministrare come stiamo cercando di fare una delle città più difficili al mondo faccio il sindaco veramente H24. In realtà è sbagliato il titolo di questa iniziativa, lo dico con rispetto, non ti arrabbiare, ma ho sbagliato anche io il titolo che ho dato a un libro che ha scritto una giornalista insieme a me. Il libro si chiama La città ribelle, l'iniziativa di oggi si chiama Il sindaco ribelle. Io mi sono un po' stancato di questa cosa. Perché lo dico? Perché sono 27 anni che faccio parte delle istituzioni e mi dicono che sono ribelle, che sono pericoloso, che sono masaniello, che sono sovversivo. Io mi interrogo e dico, ma io mi sento una persona normale. Quindi io sono il sindaco ubbidiente. Nel senso che sono il sindaco che non ha tradito in questi 27 anni di istituzioni, prima da magistrato e oggi da sindaco, la Costituzione repubblicana alla quale ho prestato giuramento.
La prima volta, il primo dicembre del 1995, quando giovanissimo divenni pubblico ministero a Catanzaro, la seconda volta nel giugno del 2011, quando sono diventato sindaco, e la seconda volta quando addirittura, pensate un po', Napoli come si è ridotto, mi hanno votato per la seconda volta nel 2016. Da dove cominciare? Perché poi mi faranno le domande. Consentitemelo da cominciare da una cosa, anche perché siete in tanti e per me è difficile poter fare iniziative fuori dalla mia città. Ci terrei a partire dalla riflessione sulla normale devianza del nostro paese. I normali li fanno passare per sovversivi e i deviati sono diventati normali. In un paese normale io probabilmente sarei venuto a Manfredonia invitato come magistrato. Io non volevo fare il sindaco. Magari la vita mi ha destinato questa fortuna, perché fare il sindaco della città che ami credo che sia una delle emozioni più belle, ma io avevo una grande emozione nella mia vita che mi ero conquistato negli anni più belli, tra i 20 anni e i 25, di fare il magistrato. Io il magistrato l'ho fatto con passione, come sto facendo adesso il sindaco, l'ho fatto applicando l'articolo 3, la legge uguale per tutti, l'ho fatto in territori difficili, 9 anni in Calabria e 6 anni a Napoli. Non mi sono girato dall'altra parte quando sono entrato in brutte storie, quando ho scoperto gli intrecci tra 'ndrangheta, affari, politica, istituzioni, magistrati, forze dell'ordine e massoneria deviata, ve la dico brevemente, se no consumiamo tutta la serata, mi hanno fermato. Mi hanno fermato, non mi ha fermato l''ndrangheta con la coppola e con la lupara, mi hanno fermato quelli che mi dovevano proteggere, hanno fermato i miei capi, mi ha fermato il Consiglio Superiore della Magistratura, all'epoca presieduto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e da Nicola Mancino, che era il Vicepresidente, hanno preferito ma lasciare i corrotti a Catanzaro, in Calabria, e hanno a me trasferito. Perché sono partito da qua? Perché 3 giorni fa, i giornali ne hanno parlato poco, a distanza di 11 anni, con i reati prescritti, la magistratura ha acclarato quello che tutte le persone per bene avevano capito. Cioè che lo scippo delle mie inchieste così importanti e quindi il mio trasferimento che è derivato da quello scippo di quelle inchieste erano il frutto di un reato commesso ai miei danni. Dopo 11 anni chi mi ridà il lavoro, chi mi ridà quella passione, il paese non saprà mai dove io stavo arrivando. Mi hanno fermato con mani sporche di violenza istituzionale. Hanno fermato il magistrato ha perso, ma non hanno fermato l'uomo, perché i miei maestri mi hanno insegnato che quando c'hai ideali forti e non tradisci, ti possono far cadere, ma ti rialzi immediatamente. La mia è una storia strana, ma hanno creato un mostro, perché loro pensavano di distruggermi per sempre, invece mi hanno continuato a far correre, perché quella rabbia non l'ho trasformata in cattiveria, l'ho trasformato in amore per le istituzioni, perché sono i mafiosi e i corrotti che devono uscire dalle istituzioni, non le persone oneste. Ed è per questo che io sono rimasto all'interno delle istituzioni. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie anche a De Magistris per aver accettato, ovviamente per tutto del tempo all'amministrazione, perché Napoli è una città molto complessa, come ha detto il nostro sindaco. Volevo un attimo collegarmi a questa vicenda e poi entriamo nell'esperienza partenopea e anche in quella politica. Se a qualcuno è sfuggito, lo ha ricordato prima il sindaco De Magistris, qualche giorno fa la Corte d'Appello di Salerno ha accertato, insomma, che ci sono stati degli abusi nei suoi confronti. Da magistrato hanno fatto di tutto per zittirla. Prima lo facevano un po' con le bombe, no? I magistrati che davano fastidio, Falcone, Borsellino e altri, venivano fatti saltare in aria. Poi è diventata un po' più raffinata la tecnica, perché magari per non far troppo rumore, e quindi si sceglie l'intimidazione, la calunnia, che è molto molto pericolosa, e i trasferimenti. Uno di quelli coinvolti nella vicenda di cui si è occupata lei è stato arrestato 2 giorni fa, che è il sottosegretario Galati, inchiesta Quinta Bolgia a Catanzaro, 'ndrangheta, politica, affari e tutto il resto. Adesso lei ha detto prima quello che pensa, però
se si può estraniare un pochino, no? Dal ruolo di magistrato e da cittadino, no? Che cosa ci insegna questa storia? Ci insegna che la vera questione nazionale, perché ogni giorno scopriamo sui giornali che c'è qualche questione nazionale, è la questione morale. Io sono entrato in magistratura a 25 anni convinto che la magistratura fosse il luogo del bene, fuori c'era il male. Ho conosciuto tantissimi magistrati onesti, quasi eroici, che ce ne sono tanti, però ho visto, stando dentro alle istituzioni, prima da magistrato e oggi da sindaco, che le mafie e le corruzioni stanno soprattutto dentro lo Stato. Ecco perché io sono non preoccupato, perché anzi l'azione che metto in campo, che ho sempre messo in campo, tutta è tranne che depressiva. Però vorrei che il Paese prendesse consapevolezza di tutto questo. Lei l'ha detto bene, se qualcuno pensa che le mafie sono state indebolite o sconfitte perché utilizzano meno il tritolo, non ha compreso nulla. È vero che magistratura e forze dell'ordine e anche società civile onesta e anche amministratori onesti hanno contribuito anche a sconfitte da parte delle mafie. Ma attenzione, le mafie hanno una strategia politica che è raffinatissima. Le mafie, dopo la stagione delle bombe 92-94, in particolare dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, dopo gli attentati alle chiese, dopo la trattativa tra Stato, tra pezzi di Stato e mafia, hanno cambiato strategia, perché hanno compreso che le bombe scuotono anche un pezzo di indifferenti. Se scoppiano bombe, se salta un'autostrada come a Capaci, se mettono un'autobomba come a Via D'Amelio, che deve arrivare al quarto piano del palazzo per recuperare i brandelli di Emanuela Loi, che era la donna poliziotto che proteggeva Paolo Borsellino, anche la persona più distratta e indifferente un lenzuolo fuori al balcone lo mette. Quindi hanno deciso di entrare nel cuore, non più colludere col politico o col magistrato, entrare. Cioè i figli dei mafiosi e degli indranghetisti studiano alla Luis e alla Bocconi, diventano architetti, ingegneri, avvocati, commercialisti, parlamentari, amministratori, magistrati. Allora se tu inizi ad assumere la veste della legalità formale, e che bisogno hanno, scusatemi, di usare il tritolo? C'è un magistrato che dà fastidio? Lo trasferiamo. C'è un parroco che è un po' troppo curioso? Lo mandiamo un'altra parte. C'è un poliziotto o un carabiniere troppo curioso? E quindi lo fanno con tecniche che la gente rimane disorientata, perché il magistrato viene trasferito, lo riempiono di campagne di stampa, fanno credere che chissà che cosa ha fatto e raggiungono un obiettivo che è meno pericoloso per la vittima, perché la vittima non muore fisicamente, muore solo professionalmente, ma attenzione, sul piano sociale il messaggio è molto più devastante. Io ricordo quello che mi hanno detto i calabresi quando fui trasferito. Mi disse, tu, alla fine non hanno, cioè il danno sì l'hanno fatto a lei, mi dicevano loro, ma lei, per come ha fatto le indagini, e non è uno sprovveduto, ha messo in conto che o la potevano ammazzare o la potevano fermare. A noi, che finalmente abbiamo creduto che c'era uno Stato che funzionava, e non vi dico quanta gente che avevo convinto a collaborare dicendo abbiate fiducia nello Stato, perché io personifico lo Stato, come altri, e loro dicevano sì, ci fidiamo di te e dei tuoi collaboratori, ma quando ti fermeranno, perché poi la gente, attenta, quando ti fermeranno di noi che fine sarà? E io che spingevo a dirgli no, vi dovete fidare dello Stato. 100.000 persone raccolsero le firme 11 anni fa per non farmi trasferire. Loro hanno colpito la sete di giustizia di un popolo. Guardate, io ho amato, dopo Napoli, la mia seconda terra è stata in qualche modo la Calabria, ci ho vissuto 9 anni, dove il grumo di potere è in mano all'1% della popolazione. Poi c'è il 90% della gente, che persone per bene, che però non riescono a liberarsi. Oggi facendo il sindaco io ho avuto una grande opportunità, perché avendo fatto 15 anni di prima linea e avendo conosciuto la mafia dentro lo Stato, oggi che provano in tutti i modi di buttarmi un'altra volta per terra e poi ci torneremo, c'è una differenza, e chiudo, rispetto a quando facevo il magistrato.
Perché essendo io una persona autonoma e indipendente, nel senso io non dipendo da nessuno, se faccio un errore lo faccio io, non devo chiamare a nessuno. Quando ero magistrato ero talmente autonomo, ed era autonomo anche dalla mia stessa categoria, che loro mi hanno isolato e mi hanno colpito. Perché anche se la gente in qualche modo lo capivo, che faceva, uso un termine calcistico che c'entra poco, ma lo uso perché lo usava Paolo Borsellino, che è uno dei miei maestri a cui mi sono ispirato, dicevo, io mi accorgevo che la gente faceva il tifo, me ne accorgevo, anche non frequentando la città, entravi dal Salumiere, dagli sguardi, mi hanno isolato e mi hanno colpito. Pasolini parlava di autonomia e indipendenza come elemento di forza e di debolezza. Debolezza se rimani isolato, di forza se non dipendi da nessuno. Da sindaco hanno cercato di fare la stessa cosa. Governi centrali, apparati partitocratici, poteri mediatici, poteri mafiosi e camorristici, però da sindaco io non è come il magistrato che non può cercare il consenso della gente. Da sindaco che cosa ho fatto? Mi sono calato nel popolo e in questi 7 anni ho governato stando in mezzo alla gente e quindi non mi hanno isolato. Mi sono isolato dal sistema che mi vuole colpire, ma non mi sono isolato dalla gente. E quindi a Napoli il potere forte è diventato il popolo. Perché nei momenti difficili, quando tutti mi attaccano, io scendo per strada e la gente mi dà quel sostegno che mi serve per andare avanti. Ed è con la partecipazione popolare e con la rivoluzione culturale che noi possiamo sconfiggere il cancro mafioso che è all'interno dello Stato. Se pensiamo di affidarlo solamente a qualcuno, diventa pericoloso. De Magistris, lei è un napoletano doc, innamorato della sua città, giustamente ha detto, ho la fortuna di fare, come dire, il sindaco. E immagino che da napoletano sia anche molto legato alle tradizioni, perché, come dire, fanno parte del core business della sua città e della sua terra. Ma lei non si deve offendere se io le dico che nella sua storia politica e in quello che si sta facendo a Napoli, come dire, San Gennaro non ha nulla a che fare. Però come lo spieghiamo questo miracolo? Se ci dà una mano San Gennaro mi fa sempre piacere, devo dire, perché comunque io sono credente, quindi... Ma non voleva essere una blasfemia la mia. No, assolutamente, ma poi attenzione, perché San Gennaro poi tra l'altro è strano, perché San Gennaro è un santo sì cattolico, ma è talmente particolare, come è particolare la mia città, che c'è un contratto a Napoli che lega San Gennaro alla città. Tant'è che il presidente della deputazione di San Gennaro, che gestisce i tesori di San Gennaro, oltre che l'ampolla del sangue che si scioglie, è il sindaco di Napoli. Quindi pensate un po' che, come dire, rapporto carnale che c'è. Però San Gennaro c'entra poco, c'entra la volontà. Pasquale prima lo diceva, è difficile in pochi minuti, in una serata, in un'oretta, raccontare quello che sta accadendo a Napoli. Però una fotografia ve la voglio fare, poi ognuno di voi può venire a Napoli quando vuole, mi auguro che sia venuto in questi anni, abbia potuto vedere anche quello che stiamo facendo. Napoli, nella primavera del 2011, quindi parliamo di 7 anni e mezzo fa, era una fotografia molto, molto amara e molto semplice, era una città in cui i rifiuti arrivavano al primo piano dei palazzi nel centro di Napoli, a Via Toledo. La città era depressa, c'era un clima di corruttela abbastanza diffuso, non c'erano turisti, insomma una città profondamente umiliata. Io non avrei mai immaginato di fare il sindaco. In quel periodo ci fu una spinta dal basso, io, perché come ricordava lei, amo profondamente Napoli, e feci una scelta d'amore, una scelta folle, come mi disse anche mia moglie quando le comunicai che mi sarei candidato a sindaco di Napoli. Mia moglie disse: la prova definitiva della tua follia. Effettivamente è così, perché io avevo dall'altra parte, c'erano tutti gli apparati di potere, cioè io cominciai la campagna elettorale scendendo dall'ufficio che avevo a Via Toledo, scendendo con 2 miei giovanissimi collaboratori di 20-25 anni, fermavo la gente in mezzo alla strada, dicevo: sono Luigi De Magistris, mi candido a fare il sindaco di Napoli. Così è iniziato, con le comizi sui motorini, motocar, cioè una cosa di questo tipo, e siamo arrivati, come dire, alla città che in questo momento, senza soldi, perché io non sapevo quando mi candidai che Napoli era in dissesto, quindi dopo aver fatto una campagna elettorale piena di entusiasmo, di passione, farò questo, farò quell'altro, utilizzeremo i soldi in questo modo, li utilizzeremo in quest'altro modo, come salgo al comune mi rendo conto che il comune non ha un euro. Allora pensai dentro di me: e mo come faccio?
Mi affidai ai consigli iniziali di quelli che stavano al comune, mi dissero: guarda, c'hai solo un modo per uscirne. Vendi tutto, vendi i gioielli della città, tanto non è colpa tua, scarichi su quelli che ti hanno preceduto, licenzia una qualche migliaia di persone, privatizza i servizi di rilevanza costituzionale. Insomma, dovevo fare esattamente il contrario di quello che avevo detto in campagna elettorale. Che cosa ho fatto? Ho cominciato ad andare in mezzo alla gente, a cominciare dagli operatori di ASIA, che è la società partecipata che raccoglie i rifiuti a Napoli, a caricare e a motivare le persone. Ho messo il capitale umano al centro della rivoluzione e io vi voglio dire che in un mese noi togliemmo i rifiuti di strada, in un mese non li abbiamo né mangiati e né nascosti, ma avendo fatto il magistrato e conoscendo bene le cose sapevo qual era l'inghippo ed era il rapporto tra affari, politica e camorra. Quindi abbiamo cominciato a lavorare sul capitale umano, abbiamo cominciato a lavorare sulla bellezza della nostra città. Da quando ero bambino sentivo sempre dire: potremmo vivere solo di turismo, potremmo vivere solo di turismo, ma a Napoli i turisti non venivano mai se non con l'aereo e con il treno, oppure da Natale a San Gregorio Armeno. Insomma, per farvela breve, perché non vi voglio tediare, in 7 anni noi oggi possiamo dire che, oltre ad aver messo in sicurezza sul piano economico finanziario complessivamente la nostra città, che non andrà mai in dissesto, da 3 anni siamo la città d'Italia che più cresce per cultura e turismo. Siamo diventati la terza città, avanti a Torino e Bologna, per start-up giovanili. Migliaia e migliaia di posti di lavoro creati nell'indotto turistico-culturale. 700 produzioni cinematografiche e televisive girate negli ultimi 2 anni nella nostra città. È esplosa l'energia vitale e culturale. La gente ha capito che senso di appartenenza, che è un termine che noi al sud usiamo molto, non significa appartenere a qualcuno, al politico, al sindaco, al partito, alla lobby, alla mafia, ma significa appartenere al territorio che ami. E quindi il territorio è diventato lo strumento di emancipazione. E se oggi voi venite a Napoli, troverete problemi sicuramente, troverete sofferenze, perché non siamo né Mandrache né San Gennaro, e governare Napoli in 7 anni senza soldi, con 1 anno le casse pignorate, poi magari dopo, se volete, ci torniamo, è una città che ha un'energia talmente grande che oggi il problema è i sensi unici pedonali, cioè c'è talmente tanta gente per strada che noi in alcune strade dobbiamo fare il senso unico pedonale, cioè mentre prima saltavamo sui rifiuti, oggi abbiamo il tema opposto della movida, della città troppo energica, della città con troppa vitalità. Questo sta creando economia, e quindi siamo riusciti a fare quello che io sognavo di fare, cioè attraverso la cultura, attraverso la bellezza, attraverso i talenti della nostra città, attraverso la riscoperta dei luoghi abbandonati, attraverso la valorizzazione patrimoniale della nostra città, insomma dimostrare, parliamoci chiaramente, quando c'è volontà, quando c'è passione, quando c'è energia, alla fine, pur senza soldi, riesce a raggiungere degli obiettivi veramente grandi. E vi assicuro che governare, e chiudo, vi assicuro che governare, questo ve lo voglio dire non per mettervi ansia, perché è un argomento che a me mette molta ansia, ma governare senza soldi, una città come Napoli, senza soldi, significa che io non posso assumere, cioè io ogni mese conto le persone che vanno in pensione, io non posso investire come vorrei. Qualcuno di voi mi potrebbe fare la domanda: sindaco, ma come mai stai senza soldi se ci sono le tasse? È un bel discorso, innanzitutto perché la maggior parte delle tasse, non so se tutti lo sanno, nel nostro paese vanno ai poteri centrali, e poi i poteri centrali dovrebbero trasferire con i fondi di perequazione, non lo fanno. Ma Napoli, e io mi sono trovato, in questo sono stato un po' sfortunato, e poi chiudo, a dover vivere questa esperienza amministrativa con 2 debiti storici. Lo voglio dire perché è proprio una cosa che ti fa rabbia. Noi abbiamo avuto le casse bloccate, siamo senza soldi, dobbiamo pagare il debito e abbiamo la difficoltà di fare qualsiasi cosa per un debito che risale al 1980, i debiti che lo Stato ha consumato dopo il terremoto, quindi non il debito della città, il debito dello Stato. Quindi noi, dopo la calamità del terremoto, dopo i morti, dopo la calamità camorristica e dopo la ricostruzione, oggi a distanza di 40 anni, io avevo 13 anni, devo pagare anche la calamità finanziaria.
E il secondo debito che mi fa rabbia come questo è l'emergenza rifiuti di 10 anni fa. Noi oggi paghiamo il debito che lo Stato contrasse con l'emergenza rifiuti, con i commissariamenti per l'emergenza, cioè i commissariamenti di Stato ci hanno lasciato il debito e io oggi non posso fare tutto quello che vorrei perché non abbiamo le risorse, non per incapacità della città, ma per debiti del passato. C'è una proposta questo che è davvero una battaglia di far ripianare allo Stato questi debiti. Allora, se il debito è dello Stato, perché lo devono pagare i cittadini? Per farvi un esempio più recente, è come se ad Amatrice, come se in Abruzzo, nelle Marche e nel Lazio, non solo non fanno la ricostruzione, fra 15 anni si presenta lo Stato ad Amatrice e gli chiede pure i soldi. Noi siamo vittime. Allora questa cosa le ha fatte impazzire, perché noi abbiamo incominciato a rivendicare i nostri diritti, a fare le battaglie contro il debito ingiusto. Siamo l'unica città d'Italia che non ha privatizzato un servizio di rilevanza costituzionale. Siamo l'unica città d'Italia che ha attuato il referendum sull'acqua pubblica. Lo sapete che, vi ricordate che 7 anni fa ci fu il referendum sull'acqua? A Napoli noi abbiamo trasformato una società per azioni in un'azienda tutta pubblica che fa anche utili. Cioè l'esperienza napoletana, sapete perché dà fastidio? Perché non se ne parla sui giornali solo quando c'è una stesa o un omicidio? Perché noi siamo un'esperienza di autonomia. Di autonomia meridionale, con le mani oneste, non contro qualcuno, ma per creare comunità in cui si possa essere solidali e allo stesso tempo aperti al mondo. E questa esperienza deve essere distrutta perché noi abbiamo rotto a Napoli in via preventiva il rapporto tra affari, politica e camorra. La camorra non entra nei rifiuti, la camorra non entra negli appalti, la camorra non condiziona. Questo è il tema vero ed è per questo che la città è costantemente sotto attacco. È vero che i sindaci sono gli esattori per lo Stato e poi mi fanno le brutte figure, sono costretti a riscuotere e poi non a tutti i livelli, con varie come dire, declinazioni da nord a sud. A proposito di quello che ha detto De Magistris, un suo grandissimo concittadino che era Pino Daniele dice Napoli è una carta sporca e nessuno se ne importa. A chi ha fatto comodo questa carta sporca per tanto tempo? Ma quella è una grande canzone, insomma, che testimonia anche le contraddizioni ancora attuali della nostra città. Se qualcuno pensa che noi stiamo trasformando Napoli in Lugano o in Ginevra, fa un grave errore, innanzitutto perché io voglio la Napoli con le contraddizioni, la Napoli che è inferno, paradiso e purgatorio, la Napoli complicata e complessa. Però la battaglia che stiamo mettendo in campo, dalla carta sporca alle stese, alla devianza, alla camorra, è quello di stare tra la strada, di stare nella strada e convincere soprattutto i bambini. Voi pensate che Napoli è la città d'Europa che ha il maggior numero di bambini e di giovani. Quindi l'opera che noi cerchiamo di fare ogni giorno, me compreso che sto molto per strada, è cercare di ascoltare le persone e convincere i ragazzi della nostra città che possono delinquere anche a 10, 12, 13, 14, 15 anni perché l'età media dei reati si è molto abbassata a scegliere il talento del bene e non il talento del male. Guardate che io passo le serate con le persone, come dire, della mia estrazione sociale culturale o con i miei ex colleghi oppure che ne so, in un salotto a parlare solamente di cultura mi farebbe piacere e probabilmente mi rilasserei. Però invece io credo che il lavoro di un sindaco deve essere quello di convincere ogni giorno e provare a portare dalla parte del bene persone che non hanno mai conosciuto l'alternativa perché mai nessuno le ha raccontate. Sono persone che non hanno voglia di ascoltare i silenzi dei bambini e dei ragazzi. Giudicano molto frettolosamente. Un ragazzo a 13 anni sbaglia e lo getti come se fosse irrecuperabile. No, noi dobbiamo lavorare proprio là. Ed è per questo che uno dei primi provvedimenti pure che feci 7 anni fa quando divenni sindaco la prima volta, a differenza di quello che fanno altri miei colleghi di città anche importanti, ho liberalizzato gli artisti di strada, che prima pagavano l'occupazione di suolo pubblico nella nostra città, oggi Napoli è piena di street art, di artisti di strada, eccetera. E conoscere in questi anni bambini e ragazzi che sono passati dalla piazza di spaccio, che venivano utilizzati per confezionare droga, e oggi perché qualcuno ci ha perso del tempo, ha scoperto che dentro avevano un talento sportivo e sono diventati a 13 anni campioni di judo, o piuttosto che hanno cominciato a fare teatro, o piuttosto hanno cominciato a fare cinema e raccontano agli altri che c'è un'alternativa, io credo questo è il vero modo di essere antimafioso e per la legalità in territori difficili. Se qualcuno pensa che solo con l'esercito, con la repressione, con i manganelli, chiudendo le strade,
portando via la cultura e chiuderci in casa, noi avremo più sicurezza, non accaduto noi niente. Ve lo dico da magistrato, sapete qual è il luogo più statisticamente più insicuro d'Italia? La casa. La casa è il luogo in cui si fanno più reati e che non vengono denunciati. Se voi venite a Napoli e andate nei luoghi della periferia o del centro dove si fanno iniziative culturali, scoprite che quando ci sono iniziative culturali non c'è un reato. Più cultura portiamo per strada, più i criminali si allontanano. Più ci chiudiamo in casa, più ci rincoglioniamo, più i delinquenti si appropriano delle strade. Perché poi la televisione, scusate, noi dobbiamo parlare con la gente. Voglio e chiudo citare un altro pezzo della canzone di Pino Daniele. In de vic miezallata. È una poesia. Nei vicoli in mezzo agli altri. C'è cultura e politica, oltre che poesia e musica. Andare nelle strade in mezzo agli altri. C'è la città va vissuta stando in mezzo agli altri. Se ti chiudi in casa, davanti alla PlayStation o davanti alla televisione, ti bombardano e tu non sai più cos'è la vita. Se scendi per strada e stai in mezzo alla gente, scopri un'altra volta quel senso di comunità che abbiamo perso. Ma vi capita di stare a vedere le persone che certe volte stanno a tavola, una coppia che non si parlano e uno scrive col telefonino e l'altro scrive col telefonino? A Napoli abbiamo riscoperto un senso di stare insieme. Guardate che lo stare insieme e contribuire alla riscoperta della città e prendersi cura dei luoghi abbandonati. A Napoli c'erano un sacco di luoghi che erano abbandonati, che oggi sono stati rigenerati non dalla politica ma dagli abitanti, che si sono presi cura dei luoghi abbandonati e che io, a differenza di altri sindaci che mandano i poliziotti a sgomberarli, io li sono andati a ringraziare e insieme abbiamo fatto un percorso in cui quelle esperienze sono diventate esperienze civiche. C'è una piazza di spaccio, diventa un luogo di teatro, un ex discarica diventa un ambulatorio popolare, un luogo in cui si insegna la lingua agli stranieri. Insomma, il prendersi cura della città è un qualcosa che appartiene a tutti noi. La città non è un corpo estraneo, la città è la nostra. Ecco perché il segreto alla fine di questa esperienza amministrativa è molto semplice ma molto difficile. Non è nell'avere soldi, perché non li abbiamo. Non è nell'avere un partito che ti aiuta, perché non li abbiamo. Non è nell'avere governi amici, perché finora non ne abbiamo avuti. Speriamo un domani di averli neutrali, non dica amici, perché finora li abbiamo avuti tutti ostili. Risiede in parole molto semplici, che se andate al mercato di Milano e al mercato di Francoforte, io non valgo un centesimo. Noi ci presentiamo con questi valori: onestà, autonomia, libertà, coraggio, amore, passione e follia. Quanto valgono queste cose che vi ho detto? Valgono il riscatto di Napoli, perché non ci hanno conquistato finora, perché io non ho un prezzo. E quando tu non hai un prezzo, il sistema non capisce, sbarella. E quindi questo significa che, avendo scatenato un entusiasmo nella gente, la gente ormai si è presa cura della città. Si aprono 4 bed and breakfast alla settimana, si aprono botteghe di artigiani, si aprono trattorie, si aprono ambulantati di strada, si aprono artisti, si apre teatro, i teatri sono pieni, i cinema sono pieni. La gente ha voglia di vivere, non può vivere nel rancore, nella violenza, che qualcuno ogni mattina ci vuol far credere che la nostra infelicità deriva dall'oppresso e non dall'oppressore, lo diceva Malcolm X. Qua, a furia di vedere i telegiornali, ci fanno credere che il nemico è il nostro diverso. E guardate che c'è sempre un meridionale più a meridionale, a sud di qualcun altro. Io quando sono andato a Lugano ho fatto una domanda, io sono napoletano, ci avete qualcosa contro i napoletani? Quello ha detto: no, il problema per noi non è Napoli, non è il sud Italia, il problema è Varese. Ho detto: come Varese? Ho detto: certo, perché Varese è il sud di Lugano. I frontalieri. Ma possiamo mai immaginare che la nostra infelicità è data dal meridionale una volta? Noi dobbiamo unirci per salvare il pianeta. Ci dobbiamo unire per fermare i cambiamenti climatici, ci dobbiamo unire per cambiare un modello che ha puntato tutto sulla distruzione dei nostri territori. Scusate, ma ormai anche chi non voleva vedere l'ha visto. Noi abbiamo avuto un uragano a Napoli 7 giorni fa, 130 km orari. Guardate, faceva paura. Io ho visto alberi volare. Cioè, allora o ci uniamo veramente per difendere le nostre terre, le nostre campagne, i nostri ulivi, i nostri mari, ma oppure dove andiamo a finire? Io perciò credo molto nelle persone. Le persone sanno dove devono andare, se, come dire, la gente che in qualche modo, non fraintendetemi, li guida, cioè nel senso che si mette nella prima linea, non li tradisce. È che a Napoli ho potuto fallire alcuni obiettivi, li fallirò, faccio degli errori, sbaglierò, però la gente alla fine mi vuole bene, perché non ho tradito la città. Io amo Napoli, e allora questa credo che sia una cosa importante.
siamo tutti d'accordo che se sicura la città diventa più sicura. Su questo non, come dire, non c'è alcun dubbio. Io volevo un attimo restare ancora sull'esperienza da sindaco e poi fare anche qualche domanda sulle prospettive politiche, sulla politica più in generale. Mi ha colpito molto una frase che è scritta in questo libro che vi consiglio di leggere, La città ribelle, il caso Napoli, uscito lo scorso anno. Perché, come dire, è facile pronunciarla, poi è difficile, il difficile è attuarla. Siamo una ricchezza, non siamo un peso. Come dire, bisogna certe volte cambiare il punto di vista, no? Per avere la prospettiva totalmente diversa. Poi convincere i napoletani a farlo dopo anni, come dire, di tendenza anche alla rassegnazione, credo che non sia stata un'impresa facile. Guardi, lei con questa domanda ha colto il cuore della questione. Se uno in questo momento mi facesse la domanda, mi racconti che cosa di cui vai maggiormente orgoglioso che è cambiato nella città in questi 7 anni? Potrei fare un elenco di cose materiali, ho citato prima la cultura, potrei citare appunto l'acqua, potrei citare altre cose. Invece credo che la cosa che maggiormente è cambiata è la cosa più difficile da far cambiare. È cambiata la gente dentro. Cioè la gente 7 anni fa, guardate che era mortificante, perché io il mio popolo lo conosco bene, la gente di fronte a quei cumuli di rifiuti, di fronte a una mancanza di fiducia nei confronti delle istituzioni e della politica, la gente camminava con la testa bassa. E finanche c'era l'umiliazione, io venivo da un'esperienza di 2 anni al Parlamento europeo, c'era finanche l'umiliazione che quando ti dicevano Napoli subito venivi etichettato in un certo modo. Oggi la gente che è cambiata dentro e ha orgoglio per la propria città, che non tratta più il turista come una volta quello che veniva di passaggio come un limone da spremere, ma diventa una persona da coccolare. Il fatto di prendersi cura dei particolari, il fatto di nei quartieri dove si fa il porta a porta c'è il litigio tra le persone del basso per chi fa meglio il porta a porta, di chi non mette il bidoncino in modo sbagliato, cioè diventa la bellezza il parametro di valutazione e la gente giustamente ti critica perché non si alza sempre di più il livello di qualità. Prima il problema era la montagna di rifiuti, hai tolto la montagna di rifiuti, diventa il cassonetto, togli il cassonetto, diventa la campana, togli la campana, diventa il bidoncino, togli il bidoncino, diventa il cestino, togli il cestino, diventa la cicca di sigarette. Bellissimo, perché la gente deve criticare in modo costruttivo. Io quando non vedo le manifestazioni di popolo sotto al comune, mi piglia l'ansia. Perché siccome so che a Napoli i problemi ci sono, se la gente non viene più a parlare con me, vuol dire che non ha più fiducia in me. Cioè il sindaco, è vero che per me è pesante, perché cioè 7 anni e mezzo di sindaco a Napoli, quando scendi e fai chilometri a piedi, la gente ti mangia il cervello. Sindaco l'albero, sindaco la buca, sindaco l'autobus, sindaco mia moglie, sindaco mio marito, sindaco mio figlio, ti chiedono di tutto. Però questo è il mestiere che deve fare chi rappresenta una comunità. Oggi io posso dire che il napoletano, che è un popolo complicato, un popolo molto complicato, lo insegna anche la storia. Guardate, la storia più incredibile è quella di Masanielli, che nel giro di pochi giorni diventa il re dei pescatori, il re del popolo, poi viene tradito da quello che lo avevano portato sull'altare popolare, viene impiccato a Piazza Mercato. Cioè il popolo napoletano non è un popolo facile. Oggi il mio popolo è cambiato qua dentro, oggi Napoli non è più, come pensa qualcuno, Zavorra. Noi ci consideriamo orgogliosamente meridionali, orgogliosamente mediterranei, orgogliosamente italiani. Ecco perché rispetto ad altri noi non lavoreremo mai per costruire una comunità egoista che mette mura e filo spinato, perché il segreto di Napoli nella storia come adesso è stata quella di far incrociare culture, religioni, etnie e di farne una ricchezza senza perdere l'identità. Questa è un'altra cosa importante, tutti i napoletani, i miei concittadini stanno lavorando perché Napoli mantenga la propria identità e anche nel contrasto alla camorra e alla malavita e alla criminalità. Io devo dire che sempre di più ogni giorno vedo tante associazioni, tanti ragazzi, tante persone che si impegnano in prima linea. Insomma, c'è fiducia. Io questo messaggio quando vado fuori lo voglio dire, perché significa che nulla è impossibile. Se ce l'ho fatta io a Napoli senza soldi, senza partiti, ce la possono fare tutti, ce la si può fare a Manfredonia, ce la si può fare a Trento, ce la si può fare a qualsiasi parte, però ci vuole volontà. A me una cosa non è mai piaciuta
certe volte delle genti in generale, anche un po' di una mentalità che ce lo dobbiamo dire, noi meridionali certe volte ce l'abbiamo, cioè il fatto di aspettare che la salvezza venga dal potere centrale, la salvezza venga da qualcun altro, che ci deve emancipare qualcun altro, oppure quell'altra frase tremenda, tanto non cambia mai nulla, sono tutti uguali. Ecco, noi abbiamo dimostrato che si può fare, ecco il messaggio che io lancio quando vado via, che il cambiamento si può fare, però non deve essere il cambiamento solo delle parole, non può essere il cambiamento solo dei like e di mi piace, non può essere solo il cambiamento dei vicoli e delle piazze, deve essere il cambiamento del coraggio, che quando vai a governare il diritto è lo strumento del cambiamento, devi avere coraggio e non devi avere paura, perché ti prendi molti rischi e molte responsabilità, perché per fare la rivoluzione che stiamo facendo a Napoli noi rischiamo ogni giorno da ogni punto di vista, però non ci vogliamo che nessuno ci dica grazie, perché siamo stati eletti per questo. Io quando ho fatto la campagna elettorale ho detto che questo avrei fatto, e quando qualcuno mi dice sindaco, mamma mia, però qua ci stiamo mettendo contro il governo, ci stiamo mettendo contro quelli, ho detto guardate, ma io ve l'ho detto che se io vedevo una porcheria, qualsiasi persona la faceva, io non mi giravo dall'altra parte. Ecco, credo che questo sia il messaggio, il cambiamento si può fare se metti diritto, governo e connessione con le masse popolari, la connessione sentimentale tra i rappresentanti e i rappresentati. Questo è un po' il segreto che può far cambiare una comunità. De Magistris, lei a Napoli ha stravinto due volte come candidato sindaco. Ha battuto i 5 Stelle, ha battuto anche, come dire, candidati importanti come Fico, oggi presidente della Camera. Però adesso sta lavorando anche ad un movimento alternativo, uno spazio che vada un po' oltre i 5 Stelle, il PD, ovviamente tutto l'accampamento delle destre, su questo non ci piove, ma da quello che ho capito anche superare i micropartiti della sinistra. Insomma, a che spazio sta lavorando e che possibilità ci sono? Ma io penso questo. Dopo il 2021, in prospettiva sì. Dopo il 2021, perché vuole fare il sindaco fino alla fine. Sì, io voglio fare il sindaco fino al 2021. L'idea è questa qua, provare a mettere insieme le tante belle esperienze che ci sono in giro per l'Italia. Esperienze di amministrazione locale, esperienze di movimento, di associazioni, di lotta in difesa dei territori, per i beni comuni. Insomma, se posso dirlo in sintesi, alla fine su scala nazionale quello che è un po' che è accaduto a Napoli. Guardate, a Napoli non avrei mai potuto prendere nel 2011 prima il 28% al primo turno, il 70% al secondo, e la seconda volta il 42% al primo turno e quasi il 70% al secondo, se mi avesse votato solo una parte. Io sono stato votato molto dai giovani, dai movimenti, sono stato però votato dagli imprenditori, sono stato votato anche da gente di destra moderata, da gente che viene definita di centro, da gente che non andava mai a votare. Quando prendi questi numeri, la prima volta dici vabbè, ti hanno votato per il cambiamento, ma la seconda volta quando ti rivotano, la prima volta c'avevo un centrosinistra che aveva governato per 25 anni potentissimo, un centrodestra che all'epoca era potentissimo, che c'era Berlusconi, Cosentino, Cesaro, cioè una filiera di potere sul territorio, che non so, vabbè, so se i nomi vi dicono qualcosa, però quello. Poi c'era un terzo polo che all'epoca era forte, con Fini e Casini, e c'era il Movimento 5 Stelle che già aveva fatto i primi passi. Io iniziai in quel modo, quando facevano i sondaggi io non comparivo proprio, cioè facevano 1, 2, 3, 4, non pervenuto, c'era De Magistris. Tanto è vero che quando fecero poi gli exit poll, quelli veri, dopo che si votò il primo turno, dissero che era primo quello del centrodestra, secondo quello del centrosinistra, cominciavano a commentare tutti, Mentana, gli altri, eccetera. È normale, centrodestra e centrosinistra. Dopo 50 minuti, io mi meravigliavo perché stavo nel comitato elettorale, mi arrivavano i segnali dal seggio che era andato bene. Dico, ma com'è possibile? A un certo punto ricordo stavo vedendo Mentana, non so se era la 7, eccetera. Colpo di scena. Parrebbe De Magistris al ballotto, non tenevano manco la foto De Magistris e non sapevano manco che scrivere sotto, di che partito, di che apparato e di che cosa. E quindi la prima volta abbiamo vinto così. La seconda volta c'era il Movimento 5 Stelle che l'anno prima alla Regione Campania aveva preso il 30%. C'erano comunque gli altri partiti, noi siamo andati sempre con liste civiche, e il Movimento 5 Stelle ha preso il 9% e noi teniamo attualmente una maggioranza di 26 consiglieri, il PD ce n'ha 4, il Movimento 5 Stelle ce n'ha 2, il centrodestra ce n'ha 4-5. Cioè abbiamo vinto come? Hai parlato solo all'estrema sinistra, ma come avrei potuto
vince. Tra l'altro io ve lo dico sinceramente, io sono un uomo di sinistra da quando sono ragazzo, però siccome la sinistra da Berlinguer in poi, quelli che si sono riempiti la bocca di sinistra, tutto hanno fatto tranne che cose di sinistra, io ho cominciato a fare tante cose di sinistra senza dire di essere di sinistra, e tanta gente che nella vita non avrebbe mai immaginato di andare dietro a cose di sinistra si è trovata a sostenere uno che fa cose di sinistra. Questo ve lo dico per dirvi, questo ve lo dico per dirvi che non è tanto sinistra-destra. Ritorniamo a ribelle e all'ubbidiente. Io sono appassionato assai della Costituzione, ma non perché ho fatto giurisprudenza, ho fatto il magistrato, perché so da dove viene la Costituzione. La Costituzione viene da un momento molto buio, che attenzione, i momenti bui, anche se in forme diverse, possono ritornare. La Costituzione mica è di centro, mica è dei cattolici, mica è di quelli di sinistra. La Costituzione aveva messo insieme un paese che usciva dalle macerie. E fatte le debite proporzioni, io quando ho fatto la campagna elettorale napoletana ho cercato di ispirarmi a quei valori dal basso, coinvolgendo tutte le persone che credevano nei valori costituzionali. Allora se lei mi fa la domanda, ma lei che cosa immaginerebbe a livello nazionale? Immaginerei che il paese deve ritrovare quella voglia di paese che non ha, perché il paese è lacerato, è diviso, c'è rancore, c'è odio, non c'è un bel clima in Italia. È inutile che ce lo nascondiamo. Italia non c'è un bel clima, è un clima avvelenato. E come lo puoi costruire un clima diverso? Partendo dall'alto, con i governi dei cambiamenti o i governi che finora abbiamo visto? Non ci credo, ve lo dico molto chiaramente. Io credo alle alternative dal basso, alternative che vengono dalle città, dai borghi, dai territori, da chi difende le piazze, chi difende le cose che abbiamo detto prima. Queste cose si possono mettere insieme e costruire un'alternativa, come se fosse una coalizione civica nazionale. Noi infatti abbiamo trasformato una lista civica prima in associazione, poi in movimento. Chi ci sta dentro? C'è gente che viene da esperienze di vita molto diverse. Tu prima citavi, e ti ringrazio, la mia giunta. In giunta trovi la professoressa, trovi lo studente, trovi l'architetto, trovi il professore, cioè trovi la gente come puoi trovare in ogni comunità piccola o grande. Poi ognuno di loro ha una sua storia, ognuno di loro ha una sua sensibilità. Ecco, io penso che questo sia il segreto per poter cambiare. E poi consentitemi di dire un'altra cosa, due parole alle quali mi ispiro molto in questa esperienza, che metterei insieme. Rivoluzione, che è un termine che a me piace molto, inteso come rottura del sistema, perché la rottura del sistema, io non so in Italia quanta gente lo può fare, perché siccome il sistema, come abbiamo cominciato, è molto forte, rompere il sistema è faticoso, e affidabilità di governo. Perché l'esperienza mi ha insegnato in questi anni che di rivoluzionari e di persone del cambiamento a chiacchiere ne conosciamo parecchi. Però ho conosciuto molta gente, e quando si siede sulle sedie in cui o perché non sei capace, perché poi adesso viviamo un momento storico in cui la cultura diventa quasi una cattiva parola, cioè studiare diventa quasi una cosa inutile, diventi presidente di commissione parlamentare scuola uno che non ha mai studiato. Io sono un democratico, però voglio dire, per me ha un grande valore il contadino, perché ha un valore straordinario, perché mi fa capire la terra che si è distrutta per anni. L'operaio ha un valore straordinario perché mi fa capire la fabbrica. L'insegnante ha un valore straordinario. Diamo valore a valore. Allora, capacità che certe volte non hanno. Il coraggio. La gente quando si siede gli trema la mano, perché oggi la gente ha paura di prendersi responsabilità. Perché quando firmi delibere, quando firmi atti, quando togli la camorra dal ciclo dei rifiuti, quando togli, come ho fatto io, Alfredo Romeo, a cui il centrosinistra aveva affidato l'intera gestione del patrimonio immobiliare, quello che è stato arrestato nella vicenda Consip, io l'ho cacciato via 2 anni prima. Quando fai queste cose, non è che ti fanno suonate i violini e ti mettono tappeto rosso. Sapete Alfredo Romeo quanto mi ha chiesto? 10 milioni. Io ho una montagna di cause e denunce, non perché sono un lestofante, ma perché ho provato a cacciare dal tempio i lestofanti. Allora la gente quando si siede qua comincia ad avere paura. Ecco perché se non si vuole tradire devi affidarti a persone che hanno un collegamento forte con la città, con i territori e con le comunità che rappresentano, che sappiano coniugare il cambiamento vero con l'affidabilità e la capacità di governo, che non si compra al mercato, né il coraggio e né la capacità. È complicato, amiche e amici di Manfredo, è complicato fare il sindaco, complicato fare il ministro, complicato fare il governante, però non è che te lo sei scelto. E quando vai là, se vai là a Berlusconi tutto gli possiamo rimproverare,
Berlusconi non si è mai nascosto. Chi ha votato Berlusconi, più o meno all'inizio qualcuno ci ha creduto veramente, poi dopo chi ha reiterato il voto sapeva qual è il modello di comunità. Come dire, chi vota in un certo modo lo sa. Allora nel momento in cui tu ti affidi a persone che invece rappresentano il cambiamento, devi affidarti a persone che quando poi vanno in determinati luoghi non tradiscono, altrimenti la reazione e la delusione può essere clamorosa. Basta vedere quello che leggo sulle vicende di Merendugno, sulle vicende della TAP, sulle vicende di Taranto. Taranto, io mi ricordo che si criticava giustamente, questa è la mia opinione personale, il governo precedente, perché si diceva ci costringe a decidere tra diritto alla salute e diritto al lavoro. Si sono andati a prendere i voti a Taranto, secondo me con una campagna elettorale giusta, dicendo noi saremo quelli che proviamo a garantire il diritto al lavoro, cioè un'industria compatibile con l'ambiente, ma anche, cavolo, il diritto alla salute. Mi sono andato a vedere l'accordo su Taranto, è esattamente l'accordo che aveva fatto Calenda. Allora questa gente poi si arrabbia, perché se la gente giustamente vota per il cambiamento, come se io hanno votato a De Magistris la prima volta per il cambiamento e poi mi andavo a sedere nei palazzi del potere comodamente con le persone che avevo cacciato dal Tempio. E credo che questo sia il messaggio vero, su questo dobbiamo riflettere. E se io dopo questa esperienza di sindaco dovessi continuare con la passione e l'energia che mi contraddistingue, che è tutta naturale, non è per nulla artificiale, farei fuori Napoli tutto quello che ho provato a fare a Napoli, cioè esattamente mettere in connessione esperienze di cambiamento, perché per me ha senso stare nelle istituzioni fino a quando non si vedrà la questione morale finalmente attuata all'interno della politica e all'interno delle istituzioni. Questa è un po' la missione che mi sono data. Nel momento in cui mi dovessi rendere conto che ciò è impossibile perché il paese è totalmente inquinato o perché mi sono scucciata e mi voglio mettere a fare l'agricoltore, il pescatore, il pensatore, mi ritirerò dalle istituzioni. Ma fin quando ci starò, chi vota De Magistris o chi in qualche modo si vuole unire insieme a noi potrà sapere che possiamo sbagliare, che non siamo infallibili, ma che sicuramente sul piano dell'onestà e dei valori sanciti nella Costituzione noi non tradiremo mai, costi quel che costi, e l'ho dimostrato nella mia vita, che mi hanno tolto ciò che qui più tenevo dopo la mia famiglia, che era la mia toga di pubblico ministero. Per non farmi comprare me la sono fatta strappare. De Magistris, lei è il sindaco non di una grande città italiana, di una grande capitale europea, e quindi come sindaco porta anche il vissuto, l'esperienza, lo spessore, la cifra culturale pure e politica anche di Napoli. Ma in questo progetto, no, che lei sta, come dire, avviando, c'è questo libro d'Ema che ha scritto, mi ha colpito una cosa. Lei ripudia i movimenti meridionalistici, non è quello, come dire, il punto di partenza, è un punto di partenza sbagliato, è una mia impressione, come dire... Non è proprio così, noi... Cioè, non dobbiamo fare il movimento meridionalista. Spieghiamo, nella nostra esperienza ci sono i movimenti meridionalisti, sì, no, cioè io ho alleati o comunque compagni di viaggio, persone che hanno sostenuto che sono movimenti meridionalisti importanti, democratici. Non credo a una Lega Sud, cioè non credo, come dire, a creare un Sud contro. Ecco, a me piace pensare all'Italia unita nella valorizzazione delle autonomie e delle differenze senza più discriminazioni. Guardate, sta passando sotto silenzio, andatevi a leggere quello che sta accadendo dopo l'approvazione del referendum in Veneto e Lombardia. Attenzione, quello è pericolosissimo, è la fine dell'unità d'Italia, ma non in senso di rafforzamento, perché là si vuole sancire noi siamo più ricchi, noi abbiamo tanto, dobbiamo avere ancora di più, poi succede la calamità e chiedi pure allo Stato i soldi. Voi lo sapete come funziona il sistema del cosiddetto federalismo fiscale con le perequazioni in Italia? Cioè in Italia funziona che lo Stato dà più soldi all'Emilia Romagna, il Veneto e la Lombardia perché ha asili nido che funzionano meglio e dà meno soldi alla Campania, alla Puglia, alla Calabria, dove ci sono meno asili nido. Cioè più sei ricco, più hai. E il sistema del regionalismo in Veneto e in Lombardia che vogliono fare è questo. Invece il nostro progetto è un altro, è dell'Italia delle autonomie locali. Cioè io credo molto, non perché faccio il sindaco, io credo molto alle autonomie, credo molto alle città, credo molto ai comuni. Quindi lo spirito è quello di essere meridionali e meridionalisti,
ma nella convinzione che la questione morale non ce la risolveranno da Roma, ma ce la dobbiamo risolvere noi, ma che non andremo mai più a Roma col cappello in mano e non sopporteremo mai più le discriminazioni. Noi abbiamo fatto 3-4 manifestazioni a Roma, i giornali nazionali non hanno mai parlato, siamo andati sotto Montecitorio a difendere Bagnoli, a difendere le vele, contro il debito ingiusto. Cioè, noi da questo punto di vista siamo, come dire, convinti che l'Italia riparte con una nuova coesione se si valorizzano le autonomie. Quindi se qualcuno vuole lanciare la sfida, io sono pronto. Voi volete fare l'autonomia? Bene, ma io l'autonomia che ho visto fare da chi in questi anni ha proposto separazione, secessione, è sempre un'autonomia per favorire il mio orticello, perché io sono ricco. Non è questa l'autonomia. L'autonomia significa la valorizzazione dei territori e significa che a Manfredonia il futuro di Manfredonia lo scelgono gli abitanti di Manfredonia, a Napoli il futuro di Napoli lo scelgono gli abitanti di Napoli, con un sistema che garantisce non discriminazioni ma alcuni principi cardine che deve fare lo Stato. E questo è quello che stiamo provando a fare a Napoli e questa è la battaglia che, se vinta fino alla fine, secondo me trascinerà in modo positivo anche altre esperienze meridionali. Noi per ora siamo un po' una roccaforte assediata, perché quando ci lasciano senza soldi, senza la capacità di attuare l'autonomia, senza la capacità di raggiungere tutti gli obiettivi, ci vogliono sfiancare, ci vogliono far finire l'acqua, il cibo e le munizioni democratiche. Invece se noi ci mettiamo insieme e dimostriamo che il sud, secondo me, ha molte più potenzialità, perché noi meridionali abbiamo un aspetto che loro non hanno, che noi sappiamo che cos'è la sofferenza. E quando sai che cos'è la sofferenza, innanzitutto sei più buono nei confronti di quelli che soffrono più di te, e quindi tendenzialmente non siamo razzisti ed escludenti, ma sappiamo anche reagire meglio e sappiamo che la crisi è un'opportunità. Quando c'hai tanto e cominci ad andare in difficoltà, impazzisci e te la prendi praticamente con qualcuno che non ha magari nessuna colpa. Ecco perché se noi ci riscattiamo bene e proviamo in ogni pezzo del nostro sud a mettere insieme le belle esperienze, noi altro che zavorra. Io sono convinto che il futuro dell'Italia, il futuro dell'Europa sarà da sud. Io sono convinto che il Mediterraneo e le nostre terre sono la vera ricchezza. La gente del nord e di altre parti del mondo, quando viene a Napoli, sapete cosa mi dice? Io quando mi fermo a parlare con i turisti, io penso sempre preoccupato, tutto a posto, avete avuto una rapina, avete avuto uno scippo, c'ho sempre quell'ansia da sindaco di Napoli e da napoletano. La cosa che sottolineano tutti quanti è l'umanità e l'accoglienza. La gente, allora, noi viviamo momenti che c'è tristezza nel mondo, la gente ha paura, è infelice, non lo so, ci sono tante, probabilmente il modello liberista che ci ha fatto vedere la felicità nel consumismo, nella distruzione, nell'apparenza, nel denaro, nella velina, nel grande fratello, no, questo modello sta crollando. E quindi c'è voglia di che cosa? Delle cose semplici. E quindi probabilmente, se ci riflettete bene, la felicità non è lontano, non è dietro uno schermo televisivo, non è chi lo sa dove, è dietro l'angolo. Allora, e noi meridionali questa cosa ce l'abbiamo, perché noi amiamo il dietro l'angolo, amiamo il vicolo, amiamo il mare, amiamo l'ulivo, molto. Partiamo da là c'è tutto. C'è la ricchezza economica, c'è il lavoro, c'è la piena occupazione. Però non ce lo deve dire qualcuno da Roma, perché da Roma non ci aiuteranno mai. Guardate, questo l'ho capito studiando tutto, compreso le 4 giornate di Napoli, e chiudo. Lo sapete che Napoli è la prima città d'Europa che si è liberata da sola dal nazifascismo con le 4 giornate di Napoli dal 27 al 30 settembre e gli alleati sono arrivati quando i napoletani avevano già vinto da 3-0. Gli alleati verranno quando noi abbiamo vinto. I governi nazionali ci verranno a sostenere a Napoli quando capiranno che non ci sconfiggeranno mai, ma ad aiutarci non verrà nessuno, perché tutti i poteri economico-finanziari, andateveli a vedere, tutti gli apparati che stanno fuori dietro ai poteri massmediatici, sono tutti del centro-nord, non hanno interesse a valorizzare il mezzogiorno d'Italia. Ma noi non dobbiamo fare il loro errore, noi non dobbiamo odiare, non dobbiamo portare rancore, ma dobbiamo costruire ponti di solidarietà, perché la superiorità è data dal cuore, non è data dal denaro. E io credo che noi su questo possiamo fare parecchie cose. De Magistris, a proposito, siamo in dirittura d'arrivo perché dobbiamo liberare il sindaco. De Magistris, a proposito di ponti e di Roma e di pontefici, io in questo libro un po' di Bergoglio ce l'ho trovato, eh. È un riferimento nel vuoto politico che c'è oggi o no? Allora, io senza cedere alla retorica, no, ma io l'ho detto anche in qualche altra circostanza, la sua domanda mi fa rispondere allo stesso modo. Io sono un uomo, come dire, laico, un uomo delle istituzioni, ho
detto anche che vengo da una tradizione da ragazzo di sinistra, ma sono credente, insofferente alle gerarchie, cioè non riesco a essere ingabbiato in una gerarchia cattolica, ho il mio modo di essere credente, come penso ognuno alla sua spiritualità. Come ho parlato della Costituzione, io nei momenti della vita, soprattutto quelli più difficili, come quando ebbi quelle gravi disavventure in magistratura, io nel Vangelo, per esempio, mi sono riconosciuto molte volte nel trovare la forza. Il Papa, adesso lo vedo ultimamente un po' meno presente con la sua forza. Non lo so da che cosa dipende. Non so, il Papa ha la sua età anche, lo stanno anche parecchio pressando, non è che là non ci siano tematiche come quelle di cui abbiamo parlato anche oggi. Io ricordo quando il Papa venne a Napoli, il discorso che fece tutto indirizzato al suo interno nel Duomo di Napoli, dove erano tutti preti, sacerdoti, suore, c'eravamo solo io come autorità laica, io un altro padre, mamma mia, ha sferzata contro i mali interni alla Chiesa davvero forti. Quindi lo vedo un po', ma la sua parola, soprattutto agli inizi del suo pontificato, sono state fortissime. Laudatio si è straordinario. Quando lui parla, parte dall'acqua bene comune, parla del linguaggio che stiamo parlando noi, ma perché il linguaggio della semplicità. La rivoluzione è semplice e difficile allo stesso tempo. Le parole di cui stiamo noi utilizzando sono parole semplici. Non so, nel discutere delle priorità della vita abbiamo parlato, è più importante l'avere o è più importante l'essere? L'avere è importante per vivere, ma l'essere è importante per dare un senso alla vita. Non rincorrere il denaro e il consumismo, ma l'essere. Così amore e odio, solidarietà e indifferenza. Cioè sono i valori che fanno la differenza delle persone. Alla fine, io personalmente mi ispiro a questo principio, che alla fine dei giorni che ognuno spera di vivere quanto più è possibile la vita, credo che ciò che conta è il livello di amore che tu hai messo nelle tue azioni. Cioè alla fine ogni giorno quando noi usciamo di casa c'è il conflitto tra il bene e il male, anche con noi stessi. Se vedi una persona che sta male, se l'aiuti, secondo me quando torni a casa la sera tu sei più ricco. Perché tu hai aiutato una persona e stava in difficoltà. Così come quando una persona riesce a dedicarsi agli altri, sta meglio. Fa star meglio gli altri e stai meglio tu. Cioè questo segreto, ripeto, che l'amore per la vita è come l'amore per il mestiere che uno fa, l'amore per la famiglia, l'amore che mette nelle cose. Questo credo che sia qualcosa che si trova nel Vangelo. Certo, è triste constatare che dalla storia dell'umanità chi ha fatto battaglie di giustizia ha fatto sempre una vita complicata. C'è chi si diventa conformista, chi si adegua, chi fa la pecorella dietro al pensiero unico, magari ha una vita di prateria, ha una vita in pianura, ha una vita finanche in discesa, e chi però questo appunto sta scritto nel processo a Gesù, anche per chi non è credente ma vede la storia e legge il processo a Gesù e quello che poi ne è derivato dopo, si rende conto che nella vita alla fine, quando hai lottato per ideali, quando hai fatto un percorso di giustizia, è davvero una montagna da scalare. Quindi vuol dire che il bene e il male sta dentro alla vita di ognuno di noi, e anche lì, usando il filosofo Kierkegaard, che a me è sempre piaciuto molto, c'è un out-out quotidiano, almeno noi che possiamo scegliere. Poi certe volte mi interrogo, ma delle persone che hanno fatto del male hanno avuto tutti la possibilità di avere un'alternativa e di scegliere? E mi rendo conto che certe volte in alcune zone non si ha l'alternativa. C'hanno gente che è costretta a delinquere perché magari non ha da mangiare, persone che è costretta, come dire, a vivere per strada perché non ha un tetto. Di tutte queste cose ci si interroga poco. Allora io penso che ispirarsi alle parole del Papa in un momento storico in cui, devo dire, tristemente, non è che ci sono molti riferimenti politici di livello. Teniamo, non so voi come la pensate, ma negli Stati Uniti non è che penso che Trump sia un riferimento culturale o spirituale o, come dire, sul quale ci possiamo illuminare. Uno che ancora nega che ci siano i cambiamenti climatici. Ti gira quell'altra parte, cioè non è che non abbiamo politici che ci spia. Allora molti vedono in Papa Bergoglio alla fine un messaggio fino anche politico, pur facendolo da Papa, certo. Ma la politica non è solo quello di appartenenza partitica, la politica è ogni cosa. La mattina quando scendi di casa fai politica a seconda di qual è la considerazione, se aiuti una persona in difficoltà o non la aiuti, alla fine stai facendo politica. Quindi chi è smarrito probabilmente, se si legge
le parole del Papa trova sicuramente energia per poter andare avanti. Un'ultima domanda dei magistris. Magistrato, eurodeputato, sindaco, c'è un filo rosso che unisce queste tre esperienze o ciascuna è stata autonoma nella sua vita? Il filo è sicuramente gli ideali, che sono sempre gli stessi. Ideali che ho formato, chiaramente, devo ringraziare la mia famiglia. Io ho perso mio padre molto giovane, anche mia madre l'ho persa da alcuni anni, ma devo moltissimo alla mia famiglia, chiaramente alla scuola. Io ero piuttosto ribelle anche quando stavo a scuola, poi ho capito con gli anni che i miei insegnanti del liceo classico mi hanno insegnato soprattutto una cosa, di cui non ho fatto tanto tesoro, di pensare sempre con la mia testa, di rispettare le opinioni altrui, ma quando sono convinto delle mie opinioni di andare in direzione ostinata e contraria anche quando sei minoranza, e che anche facendo politica, se credi molto in alcune tue idee, se anche queste idee in questo momento non ti fanno consenso, devi lottare per quelle idee, soprattutto se riguardano la libertà, perché dell'assenza della libertà te ne accorgi quando la libertà non c'è più. Ed ecco perché oggi magari può essere una battaglia, oggi probabilmente è sicuramente una battaglia che non ti dà consenso, no? Di dire, quando c'erano le persone che stavano morendo in mare, stavano persone fermate nel porto, io ho lanciato l'appello, siamo disponibili a accoglierle a Napoli. Magari quello in questo momento perdi voti, ma non mi interessa. Cioè, io non faccio politica perché ho un'ambizione di andare a qualche parte per sedermi a riscaldare. Quindi sicuramente il pensiero, quello là, quello che mi sono formato nell'università, quindi il filo rosso o il filo della mia vita sono gli ideali. Io ho ideali forti, schiena dritta, nel senso mi hanno fatto cadere parecchie volte ma mi sono rialzato. Il Padre Eterno mi ha dato una grande energia, perché faccio ritmi davvero da 27 anni di mai meno di 14-16 ore al giorno. Ho avuto la fortuna di avere una moglie che chiaramente da 22 anni mi accompagna e mi sostiene, non è stato facile. Adesso mi accompagno a tanta gente che mi riconosce come punto di riferimento, mi sostiene e sta, come dire, passando la vita insieme a me. Ho il senso di colpa di aver messo in difficoltà anche coppie, perché non si vedono più, quindi ho dovuto anche testimoniare una volta un maresciallo dei carabinieri quando facevo il magistrato, perché il maresciallo diceva che da quando lavorava con me la moglie non credeva che lavorava con me, pensava che avesse l'amante, e mi chiese la cortesia se poteva andare una sera a casa a dire alla moglie che stava con me la notte a scrivere le richieste di misura cautelare. Io feci 30 chilometri, arrivai in questo paesino sperduto della Calabria, la signora mi accolse, mi offrì il caffè, io le dissi che il marito stava con me, lei disse, dottore non è possibile, capisco che lei vuole bene a mio marito, ma qua prima che venisse lei, mio marito tornava alle 15, mo torna alle 2 di notte, ma com'è possibile, io non ci credo, mio marito ci avrà un amante. Quindi c'è anche questo senso di colpa di gente che si dedica insieme a me al bene comune, quindi il filo rosso è questo qua e sarà sempre questo qua. Chiaramente ve lo dico con molta sincerità, io la vita mi ha donato probabilmente da un punto di vista pubblico l'emozione più grande, perché io non ho scelto di nascere a Napoli, quello lo devo ai miei genitori, ho scelto di vivere a Napoli, quindi io faccio il sindaco della mia città, e quando per esempio mi capita di atterrare facendo la traiettoria dal mare, che l'aereo scende nella città e vedo Napoli, non mi sembra ancora vero di essere il sindaco di una città che, consentitemi, io la trovo straordinaria, nel senso è talmente bella, talmente ricca, che per me è un dono enorme. Però lo devo confessare, lo faccio sempre, io volevo fare il magistrato, cioè quella è una ferita, come dire, non si può rimarginare, perché quando tu studi dai 20 ai 25 anni, quindi il filo vero che ho dentro è quello, perché quella è stata la passione degli studi e che avrei voluto fare. Adesso sto lottando, come dire, per cercare insieme ad altri di consegnare un domani non solo una città ma un paese migliore, per fare in modo che quello che ho subito io da magistrato non lo subiscano altri magistrati, e nel credere che nella vita alla fine ti scegli un po' quello che fare. Certe volte un po' mi manca una vita che non faccio più da quando ero ragazzo, quello di avere più tempo libero, potermi dedicare, non so, io ho l'amore per il verde, per la lettura, per la musica, e alla fine ogni sera, ogni notte, ogni volta che torno a casa sembro sempre che uno ha consumato un pezzo della sua vita, però poi in realtà la mattina dopo ti rimetti in moto, vai in una scuola, incontri gente, vedi che ormai ti sei scelto una vita che non è più solo la tua vita, ma è una vita di comunità, e questo ti stanca molto, ti infiacchisce per certi aspetti, perché gli anni passano, però ti dà una soddisfazione davvero enorme. Io credo che il segreto della vita è l'umanità,
Quindi il nuovo umanesimo è il segreto se noi vogliamo riprendere in qualche modo un senso di una vita di comunità. Io punterei sulla rivoluzione dell'umanesimo. Vuoi parlare? Allora, abbiamo concluso. Io ringrazio il sindaco Luigi De Magistris per questa piacevolissima conversazione, un sindaco che ha scelto, come dire, la lotta alla corruzione, l'onestà e i valori morali, ha scelto, come dire, il lato della bellezza invece che quello della bruttezza, che pure è stato coltivato non solo a Napoli ma in varie parti del nostro paese. Grazie a Pasquale e Biceglia per aver organizzato questa iniziativa, grazie a tutti voi così numerosi che ci avete ascoltato e siete stati così attenti. Alla prossima, grazie ancora. Volevo ringraziarvi per essere stati comunque un pomeriggio insieme a me, ho visto in tanti, grazie e buona serata. Vi aspetto a Napoli.